Kann ich es schaffen? Posso farcela da solo, da sola, ad uscirne fuori? Questa domanda mi è stata fatta da una giovane donna che stava sperimentando la profonda tristezza e l'oscurità di cui stiamo parlando, al punto che invalidavano la sua intera esistenza. E questo è un altro motivo per cui ho deciso di registrare 4 video per te, dal titolo Un miracolo ogni notte. Posso farcela da sola ad uscirne fuori? È una domanda importante, una domanda nella quale mi imbatto continuamente, una domanda a cui ho dovuto rispondere personalmente più e più volte, sia durante i 7 anni in cui i disordini alimentari mi hanno messo in serio pericolo di vita, sia dopo il terribile stupro, sia durante la mia grave depressione. Mi chiedevo in continuazione, posso farcela da sola ad uscirne fuori? Ogni volta ho cercato di farcela da sola, non perché non credessi in Dio, ma ero imbarazzata, mi sentivo responsabile e quindi colpevole. Non volevo sprecare il tempo di Dio. In fondo, non meritavo nient'altro. Conosci anche tu questo genere di pensieri? Anche tu sei sdraiato o sdraiata a terra come un cumulo di macerie, sapendo che tutto è possibile per Dio, ma che Dio aiuterà chiunque tranne che te? Beh, se sei sincero, se sei sincera, non ci credi più nemmeno tu. Non credi che tutto questo valga anche per te. Non passi nemmeno del tempo con Dio, perché il tuo senso di colpa ti separa in qualche modo proprio da Lui. Oh, quanto riesco a capirti. E quanto è bello che tu sia qui, in questo momento, ad aprire le tue orecchie alla verità. Perché la verità è, certo, beni e bontà, ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Salmo 23,6. Che sicurezza ha dimostrato Davide nel dire tutto questo? Come ha fatto? Come ci è riuscito? A differenza di noi che invece, ad ogni piccolo nostro fallimento, dubitiamo che Dio ci ami ancora. Davide era molto più sicuro di sé rispetto a noi e anche quando commetteva degli errori la sua fiducia nell'amore di Dio non veniva meno. Ora, in questo momento, ti piacerebbe pronunciare ad alta voce il versetto che ho appena citato? Te lo ripeto nuovamente. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E ora dillo tu. Non è stato così difficile, vero? Ci credi davvero? Come Davide? Non credo che lui ne dubitasse. Perché non chiudi gli occhi per un attimo, lì, esattamente dove sei, in questo momento? E ora ascolta la verità che Dio promette personalmente proprio a te. Certo, beni e bontà ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Certo, beni e bontà ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Quanto fa sentire bene questo versetto. La verità è bella e questo è esattamente il tipo di esercizio che dovresti fare regolarmente, più volte al giorno, perché la tua bocca deve dire ciò che le tue orecchie hanno bisogno di sentire, in modo che il tuo cuore capisca. Vogliamo ripetere di nuovo la frase, visto che è così bella? Lo facciamo insieme? Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E sai che cosa mi piace di questo versetto? Che l'amore e la bontà di Dio non sono limitati nel tempo, ma sono per tutta la tua vita. Quindi so che domani il Signore avrà ancora per me e per te la stessa bontà e lo stesso amore di oggi. Ed è per questo che so di avere bisogno di Dio e so che Lui è l'unico in grado di liberarmi da ciò che mi rende triste o addirittura depressa in certi momenti, perché so che non sono in grado di farcela da sola. Quando parlo con psicologi o terapeuti, che fanno tutti un lavoro meraviglioso e prezioso, sento spesso la frase «Dobbiamo insegnare ai nostri pazienti a convivere con la loro depressione». Questo è utile, ma non è liberatorio, perché dal punto di vista umano potrebbe non esserci alcuna soluzione liberatoria. Ci hai mai pensato? Ti consiglio dal profondo del cuore di chiedere aiuto. Dico sempre, ho avuto bisogno dell'aiuto umano per guarire e dell'aiuto di Dio per stare bene. Ecco perché anche tu hai bisogno di Dio, perché sì, anche Lui ti offre aiuto,
Nel libro dei Salmi si legge: «Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra». Salmo 121:1-2. Ma non solo. In questo particolare periodo che stai attraversando, Dio ti dona una sicurezza, ti offre la protezione di cui hai bisogno. Sempre nel libro dei Salmi leggiamo: «Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà». Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Salmo 121, 3-5. Che altro? Dopotutto stiamo parlando di Dio, quindi sicuramente c'è dell'altro. Esattamente, la forza. Egli ti offre la sua forza. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Salmo 84,7. Una forza nuova che si rinnova ogni giorno. Wow! E infine, ma non meno importante, Dio non solo ha la capacità di liberarti, ma ti libererà completamente. Infatti la Bibbia dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8,36. Posso ora chiederti se vuoi davvero continuare a cercare di uscire nuovamente da solo o da sola dalla tua situazione? Oppure se pensi sia meglio lasciare che Dio ti accompagni e ti regali un così meraviglioso pacchetto All Inclusive che ti potrà condurre sulla via del ritorno alla libertà? Sarebbe un peccato se la vita che desideri fosse a portata di mano, ma tu non riuscissi ancora a vederla. Non lasciare che questa fase della tua vita occupi più tempo di quello che merita, soprattutto quando Gesù è il tuo consigliere. E ricordati, non devi fare tutto questo da solo o da sola, perché la sua bontà e il suo amore saranno con te per tutta la vita. E così ti benedico con l'aiuto di Dio per metterti oggi sotto la sua protezione e perché tu riesca ad andare avanti con la sua forza, sperimentando così il miracolo della libertà. Se vuoi accettare questa benedizione, non esitare a farmelo sapere, scrivendo adesso Amen nei commenti. E se vuoi trasmettere questa benedizione alla tua famiglia o ai tuoi amici, sentiti libero, sentiti libera di condividere questo video con chi desideri. Questo era il secondo dei 4 video di Un Miracolo Ogni Notte. E non vedo l'ora di incoraggiarti di nuovo. A domani. Grazie di esistere, Deborah.